Benvenuti a TG 60 Salute. Oggi ospite con noi il dottor Gino Volpi, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Vogliamo parlare di long COVID o neuro COVID. Se ne sente parlare, ma quando poi abbiamo avuto il COVID e siamo guariti, non ci si pensa tanto a certi aspetti. Insomma, si pensa più a rimettersi in piedi rapidamente piuttosto che a certe questioni. Allora, che cos'è il long COVID? Come lo possiamo inquadrare? Intanto il neuro-COVID è la fase acuta della localizzazione del COVID anche a livello della situazione neurologica. E il long-COVID sono le conseguenze a distanza, sulle quali ancora, ovviamente, essendo conseguenze a distanza, il dibattito è molto aperto, è molto interessante. E gli studi in corso, fra l'altro, anche noi faremo uno studio su questo. Però, intanto, darei anche un inquadramento su quello che è il neuro-COVID, cioè le conseguenze neurologiche che sono state studiate molto, invece molto più precisamente, perché fanno parte purtroppo del nostro quotidiano. Basta pensare che il 30-35% di pazienti col COVID ospedalizzati ha problemi neurologici, quindi cioè, si pensa sempre I alla numeri parte sono talmente polmonare, ma alti. un 30-35% di problemi neurologici, i più vari, soprattutto l'ictus, perché noi sappiamo che il COVID può entrare a livello dei recettori ACE2 che sono sull'endotelio, e può scatenare quella che è la tempesta citochimica con ictus cerebrale, quindi iperaggregabilità del sangue e ictus cerebrale. Quindi questa è, diciamo, una delle conseguenze che abbiamo verificato e che anche nel mondo sono state verificate. Però non è il solo ingresso questo vascolare, ma noi sappiamo che il Covid ha dei recettori anche a livello del bulbo olfattorio, dei nervi olfattori, e per via transinaptica può arrivare a livello cerebrale. Quindi un'altra via di ingresso è quella diretta tramite i nervi olfattori. E poi ci sono tutte le conseguenze autoimmuni, cioè lo scatenamento di una reazione autoimmune che il Covid dà. Quindi le possibilità di azione del Covid-19 a livello neurologico sono tante, quindi l'ictus l'ho ricordato, però basti pensare alla sindrome di Guillain-Barré, che pure è stata vista, tutte le polineuropatie, quindi la sindrome di Guillain-Barré praticamente è una conseguenza che nell'arco di un mese, quindi da 15 giorni a un mese dall'infezione del Covid, scatena una reazione autoimmune che colpisce gli arti inferiori e si chiama Guillain-Barré. Però le polinevriti sono ancora di più, sono il 7% dei pazienti con ictus dovuti a problemi metabolici, alle E quindi degenze. dolori muscolari. Dolori muscolari, noi abbiamo fatto uno studio su questo. A Pistoia, al San Jacopo, abbiamo fatto uno studio diretto dalla neurologia che abbiamo visto che nella fase acuta il rilievo di un CPK elevato è molto frequente e si associa, e questo l'abbiamo pubblicato a livello, insomma, internazionale, e si associa a una peggior severità della malattia. Quindi è un marker di esito sfavorevole. Quindi quelli che hanno un CPK elevato all'ingresso poi vanno peggio. Quindi la localizzazione muscolare è un fatto conosciuto. Non solo, ma noi sappiamo, e questa è l'unica cosa che sappiamo abbastanza bene del long COVID, che essendo long ancora non lo conosciamo, è che uno dei sintomi che rimane più, diciamo, frequente come esperienza di un COVID è la fatigue. Fatigue serve l'astenia, astenia. Quindi la debolezza, che è una sorta di stanchezza e che può essere legata a tutti gli effetti di ipossia che ci sono stati, ma anche forse anche a una localizzazione, si è detto, del virus che può dare dei problemi muscolari e dei problemi anche nevritici. Ecco. Poi un'altra conseguenza importante del Covid sono i disturbi cognitivi, e su questo noi ci vogliamo concentrare, perché i disturbi cognitivi, secondo la letteratura che ha cominciato a studiare il long COVID, questi disturbi cognitivi sarebbero il 30% dei pazienti
con Covid. Quindi il 30% è una quota, secondo me, forse sopravvalutata, perché il 30% è tanta roba, ecco, sul paziente, visti i numeri del Covid. Quindi, ecco, e però su questi disturbi cognitivi noi ci vogliamo concentrare particolarmente, perché il razionale qual è? Il razionale è che, a parte essere chiusi, i pazienti che hanno Covid sono stati isolati e quindi possono avere delle conseguenze in quel senso, oppure hanno avuto ipossia cerebrale per via della polmonite, però c'è anche una localizzazione diretta del virus che è stata dimostrata con studi di risonanza magnetica nel giro retto frontale. E se noi pensiamo che la via d'accesso è olfattoria, possiamo anche capire che è verosimile che ci sia una localizzazione del virus nelle lobi frontali, e la conseguenza sarebbe una sindrome disesecutiva cosiddetta. Disesecutiva, quindi tutti i soggetti che hanno una demenza frontale hanno incapacità di compiere dei movimenti pragmatici, prassici. E questa sindrome è stata vista in molti casi, e quindi è interessante vedere la percentuale. Quindi noi ora faremo uno studio importante nel 2022, praticamente facciamo un test all'ingresso che è il MOCA test, che è un test di esecuzione di funzioni piuttosto semplice, e una risonanza magnetica per vedere eventualmente i danni. E poi ripetiamo questa batteria, quindi sia il test che la risonanza, a distanza di un anno, per vedere se manifestano meglio delle diciamo caratteristiche della infezione del Covid, che per ora sappiamo nella fase acuta cosa dà, ma nel lungo periodo è interessante. Ecco, ma si pensa che queste conseguenze neurologiche siano correlate anche alla gravità della malattia, oppure può riguardare anche chi se l'è cavata con Ecco, questo è ancora molto più interessante, perché secondo la letteratura non sarebbe in correlazione con la gravità di malattia. Quindi lo studio che dobbiamo fare non è uno studio solo sui gravi, ma dobbiamo studiare anche i non gravi, chi ha avuto una forma lieve, perché ci sono dei dati di letteratura che indirizzano verso una comunque localizzazione con un comunque interessamento, ecco, cognitivo. Ah, ecco. Chi si trova in una condizione appunto di post-Covid e manifesta questa difficoltà a riprendere i ritmi di sempre, insomma, che deve fare? Come si rapporta? Perché appunto, essendo una situazione ancora da capire, da studiare, però sono tante le persone che dichiarano questo malessere prolungato. Ora bisogna anche considerare che c'è anche una componente psicologica, no? Una componente psicologica che appunto questa va un po' screenata e va tenuta un po' da parte. Non tutto è patologia, non tutto è patologia neurologica. La situazione psicologica di chi ha avuto una segregazione, chi ha avuto un'ipossia, chi addirittura è stato intubato, che è una situazione psicologica forse anche di ipotono, depressione si può anche dire, quindi ecco, questo va tenuto conto, ecco, quindi io incoraggerei a riprendere una vita normale, perché nella maggior parte dei casi si riesce, insomma, a riprendere i ritmi, fare attività fisica, lavorare, ecco, questo. Come dire, cerchiamo di avere un atteggiamento positivo, per vedere Atteggiamento positivo è fattivo, quindi sia attività fisica che intellettuale, quindi questo, il cervello ha bisogno dell'attività fisica e ha bisogno dell'attività intellettuale, di questo ha bisogno il cervello. Quindi io direi che la cosa fondamentale, il messaggio semplice però mi sento di dare è questo. Poi, per carità, poi dobbiamo anche studiare le malattie, questo è il nostro compito, quindi faremo questo studio. Però siccome si chiamano long Covid, bisogna aspettare un po' per avere dei risultati che
insomma, che siano dei dati su cui poi fare dei ragionamenti chiari, scientifici, perché di questi tempi bisogna stare attenti a come si parla, perché insomma la scienza ci deve guidare con chiarezza. Bene, allora insomma vi abbiamo dato qualche indicazione. L'importante sarebbe riuscire a, intanto non lo cerchiamo il Covid, stiamo attenti a evitarlo, perché sempre meglio, visto che le conseguenze possono essere anche per chi lo prende in forma leggera. E per il resto, insomma, ci affidiamo alla scienza per le indicazioni del caso. Allora, grazie dottor Volpi, grazie a tutti voi che siete state con noi, ci vediamo alla prossima.